Ciao ragazzi, Linux Blog, oggi parliamo di file recovery, ovvero recuperare i file dopo che sono stati erroneamente cancellati oppure dopo che sono andati persi per varie ragioni. Innanzitutto dobbiamo fare la distinzione tra la ragione per cui un file può essere perduto, cioè se il problema è di tipo logico, cioè è stato cancellato o è stato perso per qualche ragione legato al software, oppure se è di tipo fisico, cioè il file è stato cancellato o perduto perché il supporto di memorizzazione si è danneggiato. Noi ci occuperemo del primo caso e vediamo un po' come funziona il file recovery. Ho preparato questo schemino che è estremamente semplificato ma rende comunque bene l'idea. In pratica, noi dobbiamo immaginare il disco come quest'area, in cui questo è lo spazio libero e questi sono i nostri file. Bene, ora immaginiamo di avere proprio i file rappresentati in questo modo. Questo è il nostro file e all'inizio di ogni nostro file c'è un'intestazione, un blocco di intestazione che contiene tutti i metadati. E per farvi vedere meglio come è veramente strutturato un file sopra un file system, vediamo il FAT32 che è molto semplice. Questo è un file, è la struttura di un file in FAT. Come potete vedere, prima della regione dati, cioè i bit 1010 che compongono le informazioni che costituiscono il nostro file, c'è prima una serie di settori, in realtà molto piccoli, dedicati ai metadati, cioè tutte le varie informazioni sui file, il nome, eccetera, eccetera. Ora, il grosso chiaramente sono i dati e sono anche quello che ci interessa. Come vediamo, quando noi andiamo a cancellare un file, viene prima di tutto eliminata l'intestazione. Eliminando l'intestazione del file, dal punto di vista logico, questo file non esiste più. Dopo, quando noi andremo a scrivere di nuovo sul file system, lui ricomincerà, potrà ricominciare benissimo da qua, senza alcun problema, cioè andrà a sovrascrivere i dati che ci sono qui. Ed è per questo che è importante, quando si cancella erroneamente un file o si cerca di fare del recovery, assicurarsi di farlo subito e prima che i dati vengano sovrascritti, prima che sul supporto su cui dobbiamo andare a operare vengano scritte e vengano fatte delle modifiche. In pratica questo blocco di data indefinita non ha né un inizio né una fine perché manca l'indice. La ricostruzione dell'indice per il file recovery consiste nella ricerca nello spazio, nell'area di spazio libero, una ricerca approfondita dei bit 10101010 cazzi ammazzi per andare a cercare di ricostruire l'indice di ogni singolo file. Una volta ricostruito l'indice non avremo sicuramente il nome del file perché è una delle prime cose che si perde insieme ai metadati per ogni file cancellato. Avremo comunque la possibilità di visualizzare nella maggior parte dei casi il file che ci interessa. Quindi la ricostruzione dell'indice si occupa del cercare bit a bit delle informazioni e cercare di capire di che tipo di informazioni si tratta per poi assemblarle, riassemblarle, diciamo, dentro un file. Quindi lo risultato dopo è proprio questo. Avremo un file con un'intestazione ricostruita priva dei metadati e senza un nome, che però nella maggior parte delle volte, se non è stato effettuato nessuna scrittura sul disco, viene visualizzato correttamente.